cambiamento è la trasformazione di un assetto esistente o perché c'è una richiesta razionale appunto di trasformazione che nasce da un bisogno, oppure per motivi del tutto imprevedibili, irrazionali, per esempio dipendenti semplicemente dalla moda. In ogni caso tutta la storia è una storia di cambiamenti, perché se non ci fossero stati appunto non esisterebbe storia ma immobilità. Non è detto che tutti i cambiamenti siano positivi, il cambiamento di per sé può essere positivo o negativo. Quando è negativo sarà necessario un ulteriore cambiamento per modificare l'assetto già modificato, non necessariamente per tornare allo stato precedente, ma per modificare ancora qualche cosa che è andato oltre o che comunque non ha corrisposto a quelle che erano le idee iniziali, o che magari ha anche corrisposto, ma poteva darsi che fossero le idee iniziali ad essere sbagliate. Ma è molto importante che dei progetti che coinvolgano i giovani siano anche progettati da giovani. Ora dico anche perché mi sembra che nel desiderio di coinvolgere i giovani in qualche cosa che trasformi l'esistente, secondo me devono essere coinvolte tutte le età. Però certo, il fatto che siano i giovani a cercare di coinvolgere altri giovani mi sembra particolarmente significativo, anche perché sicuramente i giovani hanno una percezione più precisa di quella che possono avere persone di età diversa, dei bisogni, degli interessi, delle curiosità, delle difficoltà che i giovani stessi incontrano. Quindi ben vengano progetti di trasformazione dell'esistente rivolto ai giovani, fatto da giovani.